E torniamo sul decreto Genova, prima commentato il pezzo di Maurizio Rossi, il vero pericolo del decreto Genova, non rimandateci al 13 agosto che compare sul sito primocanale.it il senatore della Lega Ripamonti. Adesso siamo col deputato, anche lui ligure, Luca Pastorino di Libero Uguali, che saluto, buongiorno Pastorino. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Allora, è veramente un pericolo quello che il decreto Genova faccia tornare alla fine, se non fatto in una certa maniera, pensando all'isolamento della regione, al di là del rifacimento del ponte ovviamente che è crollato, perdere insomma la possibilità di avere un decreto Genova tutto tondo, non fermandosi soltanto all'essenziale, a quello che è importante in queste ore e nel prossimo futuro, ma non traguardarlo oltre, perché tornare insomma al 13 agosto, in fondo i problemi a Genova e in Liguria c'erano anche prima che crollasse questo ponte, Pastorino. Sì, è vero, direi che i problemi oggi sono due. Uno è quello che ha detto lei e che Maurizio Rossi ha ben diciamo raccontato nel suo articolo di oggi, perché infatti noi abbiamo chiesto che in questo provvedimento speciale ci fosse un'iniziativa a 360 gradi, che vuol dire non soltanto ricostruire il ponte, perché io ho l'impressione che qua la percezione del problema reale non ci sia, e qua dico dentro il governo. Ma il secondo problema che le segnalo è che ancora oggi si fa un gran parlare di decreti di ogni tipo, ma il fatto, la certezza che domani, dopodomani il governo diga un decreto per Genova e basta, non c'è, perché tra un'ora e mezza sarà forse un question time, dico forse perché è stata posta la fiducia, quindi quando si pone la fiducia alla Camera si blocca un po' tutto, ma se dovesse rimanere il question time in aula dalle 3 alle 4 con il Presidente Conte presente, ci sarà il mio question time che chiederà tempi certi e contenuti. Il question time, il quesito posto dal Movimento 5 Stelle, parla ancora di decreto d'urgenza per Genova e per le infrastrutture, esattamente come una settimana fa. Quindi vuol dire un decreto che contiene mille cose. Lei può ben immaginare che se la questione di Genova viene canalizzata in un decreto omnibus, perché il tema delle infrastrutture italiane è un tema enorme e non ne usciamo più, ecco, quindi segnalo questa doppia criticità, quindi sia quella di adottare un provvedimento di lungimiranza, e quindi non soltanto legata al singolo episodio, ma alla possibilità che Genova non ritorni giustamente al 13 agosto del 2018, ma segnala anche il fatto che ci vuole un decreto specifico, e lo diciamo dall'inizio. Qua invece sentiamo il governo che il 27 parla di decreto Genova infrastruttura, l'altro giorno Di Maio in una agenzia che ho letto ha parlato del decreto di Genova, ma ci sarà anche un po' di Ischia, ecco. Secondo me le idee non sono così chiare. Io oggi chiederò, se ci sarà question time, chiederò al Presidente Conte di prendere in mano lui la situazione, perché non è possibile che a distanza di un mese noi abbiamo assistito a un balletto della qualunque con contrasti di ogni tipo, e che quindi a dichiarazioni e azioni che sono state più da social che da provvedimenti normativi e che mal si conciliano con la situazione che io, lei e chi ci ascolta vive tutti i giorni e per la quale siamo molto preoccupati. Mi pare che il suo commento sia molto essenziale e ha fatto centro nella vostra preoccupazione, ovviamente. Grazie a Luca Pastorino, deputato di Liberi Uguali, per la collaborazione. Buon lavoro, Pastorino. Grazie, buon lavoro a lei.